Speriamo che sia l'ultimo intervento Covid, in maniera che da lunedì tutto sarà liberalizzato e per cui dovremo confidare nel buon senso delle persone. Non perché tutto è libero, potremo permetterci di fare di tutto e di più. La distanza sociale, la responsabilità individuale sarà ancora importante per evitare che un domani ci si ritrova ancora tutti contagiati, con tutto chiuso, anche se nessuno chiuderà più, perché l'economia adesso ha preso sopravvento alla politica. Dobbiamo renderci conto che per sostenere la nostra economia dovremo fare le ferie, acquistare nei nostri negozi, andare a mangiare nei ristoranti, specialmente quelli piccoli dei vari paesi, e visitare il Ticino. Non andiamo in quei posti conosciuti del Ticino, ma cominciamo a scoprire piccoli angoli di un Ticino sconosciuto, altrettanto bello, ma dove siamo certi che non ci sono tante persone, per cui non dovremmo rischiare nulla e potremmo solo godere della bellezza del territorio. Che tutte le persone, specialmente i proprietari delle case secondarie, non vengano dalle nostre parti pensando di poter fare con arroganza tutto quello che vogliono. Devono assolutamente comportarsi bene e da parte nostra ci sarà la massima accoglienza per tutti, però imperativo lavarsi, mantenere le distanze sociali e cercare di seguire le regole. Nei ristoranti non bisogna entrare a frotte, ma bisogna assolutamente comportarsi come Dio comanda. Solo così ne verremo fuori, uniti e assieme, rafforzando anche la nostra economia, i nostri commercianti dei nostri paesi che tanto hanno bisogno di essere sostenuti.